Anticipazioni il segreto, puntate spagnole, un matrimonio senza amore. I fratelli Ortega, insieme alla bellissima e combattiva Julieta Uriarte, molto presto occuperanno un posto centralissimo all'interno della trama italiana. In Spagna, invece, le vicende riguardanti questi tre personaggi sono entrate nel vivo già da diverso tempo. Sol è pazzamente innamorato di Julieta e da lei ricambiato, ma Prudencio, geloso del consanguineo e del rapporto speciale che quest'ultimo è riuscito a creare sia con la Montenegro che con Julieta, è riuscito a raggiungere il suo scopo. Presto gli aficionados della serie, infatti, assisteranno alle nozze senza amore tra Uriarte e Prudencio. Tanti saranno i colpi di scena legati a questo grande evento, a partire dalla fuga che i due amanti progetteranno prima del sì e ad incursione da parte di alcuni rivoluzionari che costringeranno il sacerdote a bloccare la cerimonia. Sole e Julieta, durante la festa prematrimoniale, riusciranno a parlarsi a cuore aperto e perverranno alla conclusione che non potranno mai vivere distanti e separati. Il sentimento che li unisce è vero, profondo, forte. Sole ad un tratto proporrà alla sua amata di scappare insieme a lui, ma niente andrà come previsto, perché sul più bello ecco apparire sulla scena Prudencio, che inviterà la sua promessa sposa a raggiungerlo. Il giorno seguente Sol, dopo aver passato la notte insonne, deciderà di proporre alla sua amata di fuggire via con lui. Julieta, bellissima nel suo abito da sposa, non saprà cosa rispondere e apparirà molto triste e titubante. Ad un tratto, ad interrompere i loro discorsi, sarà il rintocco delle campane, pronte a segnare l'inizio della cerimonia nuziale. Prudencio apparirà molto nervoso perché la sua sposa si farà attendere fin troppo. Inoltre, l'assenza del fratello finirà per destabilizzarlo ancora di più. Julieta, dopo attimi di esitazione, si congederà dal suo amato per raggiungere la chiesa. Proprio in procinto di pronunciare il sì, un gruppo di lavoratori, al grido di viva la rivoluzione, libertà per il popolo, impedirà il prosieguo della cerimonia, che verrà immediatamente interrotta. A Puente Viejo sarà il caos. Sol tenterà di mediare con i rivoltosi, ma nulla varranno i suoi sforzi. A un tratto alcuni ribelli si scaglieranno prima verbalmente e poi fisicamente contro di lui. Julieta non esiterà a difenderlo con tutte le sue forze, provocando la rabbia di Prudencio, che mal sopporterà il suo continuo sacrificarsi per il fratello. Quando la situazione tornerà finalmente alla normalità, Prudencio e Julieta verranno dichiarati marito e moglie. Alla casona verrà organizzato un piccolo rinfresco e quando tutti gli ospiti andranno via, il cattivo degli Ortega porterà Julieta in camera matrimoniale. Incurante della sua tristezza, le farà capire di desiderare ardentemente di consumare il matrimonio. Le dirà di aver atteso tale momento da fin troppo tempo. Gli spoiler dunque lasciano intendere che si arriverà ad una vera e propria violenza carnale. Accadrà davvero? E prima di salutarci e di darci appuntamento alle prossime news, vi è ancora un'altra anteprima che vale la pena menzionare. Essa riguarda Mariana Castagneda. Come più volte abbiamo specificato, l'assassino della dolce figlia di Rosario potrebbe ritornare in libertà. Nicolas, ritornato a esercitare la professione d'avvocato, per impedire tutto ciò, deciderà di riaprire il caso legato al barbaro omicidio di sua moglie. Le nuove anticipazioni Il Segreto
svelano che l'ex fotografo e i Castagneda faranno una scoperta terribile, sconvolgente. Scopriamo che l'avvocato del killer vuole infangare la memoria della madre di Juanita. Don Anselmo, indignato, scenderà in prima linea per evitare che sulla donna possano cominciare a girare cattivi pettegolezzi. E ci chiediamo, il personaggio interpretato da Carlotta Barò è destinato a rientrare sulla scena oppure a vivere soltanto nei nostri ricordi? È morta davvero oppure è finita in un losco giro? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.